Radio Radicale, il 12 agosto del 1950, durante l'anno santo, Papa Pacelli, Pio XII, pubblicò un'enciclica destinata a far discutere, che era considerata una punta avanzata del suo pontificato, la Humani Generis, che è associata ad altre encicliche papali come il Sillabo oppure la Pascendi di Pio X, ed è considerata, diciamo, una prosecuzione della tradizione antimodernista, possiamo utilizzare questo termine, della Chiesa. Oggi questa enciclica, insieme al pontificato di Pio XII, è un po' dimenticata, perché nessuno sapeva all'epoca in cui si discusse molto di questa enciclica durante l'anno santo che cosa sarebbe successo di lì a qualche anno con il Concilio Vaticano II. Allora, come possiamo considerare questa enciclica e soprattutto che valorizzazione dobbiamo dargli oggi, proprio quando tutti, insomma, sembra che si siano dimenticati di questo importante scritto di Pio XII, che all'epoca fece molto discutere? Diciamo che questo scritto... Ne parliamo con Paola Binetti, senatrice dell'UDC, ero preso troppo dall'introduzione, quindi... Diciamo che questo scritto rientra in un'antica tradizione, io direi particolarmente vivace in tempo medioevale, che era il rapporto tra fede e ragione. Cioè, questo scritto concretamente, da un lato, vuole sottolineare l'apertura intellettuale di Pio XII a tutti i tipi di studio, di ricerca e della scienza, alle scienze storiche, le scienze biologiche, che allora cominciavano a diventare particolarmente significative anche rispetto all'opinione pubblica. Cioè, c'è un desiderio di fare dell'intelligenza umana quel riconoscimento esplicito che la pone come una sorta di bussola importantissima per orientarci nel progresso culturale a tutti i livelli, a 360 gradi. Quindi la prima cosa che io sottolineerei di questa enciclica, che poi ripeto è un filone che anche la Fides et Ratio successivamente e molte altre encicliche riprenderanno, ed è il valore dell'intelligenza umana, il valore dell'intelligenza umana messo ad esplorare le realtà temporali. Però è anche un'enciclica particolarmente interessante perché mette l'accento anche sul metodo, il metodo con cui vanno affrontate le scienze storiche, le scienze biologiche e un metodo con cui va affrontata una scienza del tutto particolare che è la teologia. La teologia ha un suo metodo e deve rispettare un suo metodo che può in qualche modo attingere anche ad altre conoscenze elaborate da altre scienze, ma che in ogni caso vanno riportate sotto quest'occhio particolare che peraltro definisce lo statuto scientifico di una scienza. Noi che parliamo tanto adesso anche di settori scientifico disciplinari, cioè cos'è che caratterizza un settore scientifico disciplinare oggi? È il suo metodo. L'oggetto dello studio, ma l'oggetto dello studio di qualcosa visto e vissuto in una particolare prospettiva. Questa lunga introduzione per venire al cuore dell'enciclica. Questa enciclica fece scalpore allora, perché poi assumeva come esemplificazione di questo lo studio dell'evoluzionismo e sostanzialmente si interrogava sulla creazione del mondo, cioè la creazione del mondo come è avvenuta, è stata opera di Dio, è stata il frutto di un'evoluzione che si è andato snodando nel tempo. La stessa narrazione che la Bibbia fa della creazione, i famosi sei giorni, nessuno pensa che siano sei giorni, cioè è come dire una descrizione di uno sviluppo della creazione nel mondo, nelle sue ere geologiche, nel suo tempo. E da questo punto di vista il Papa si mostra sommamente aperto al frutto della ricerca scientifica. Cos'è che lo preoccupa? Preoccupa, tant'è vero che dice rispetto all'evoluzionismo ben venga lo studio e la ricerca, ma è il poligenismo ciò che ci preoccupa. Cosa significava in questo caso? Significava un punto forte della nostra religione e della nostra fede, che è il famoso punto che riguarda il peccato originale. Cioè, noi sappiamo che l'uomo è stato creato libero da Dio e a un certo punto la famosa coppia originaria Adamo ed Eva incorrono in quello che diventa il peccato originale, da cui poi la Bibbia fa derivare quelle che sono le famose ferite che il peccato originale ha lasciato nella nostra intelligenza,
nella difficoltà, nella possibilità, ma nella difficoltà di arrivare a conoscere la verità delle cose, nel controllo delle passioni, sempre possibile, ma a volte anche difficile, in questo orientamento al bene che è proprio dell'uomo, ma di cui noi conosciamo in molti momenti anche quella aberrazione mentale per cui ti fa porre la ricerca del male, te la fante porre alla ricerca del bene. E poi l'ultimo delle ferite del peccato originale, che è quella che ha introdotto la morte, quindi la malattia e la morte. Quindi ciò che interessa al Papa è distinguere in questo momento l'estrema libertà dell'intelligenza umana nella ricerca della verità delle cose e il rispetto di alcune verità che sono specifiche della fede, alle quali l'intelligenza umana da sola non potrebbe arrivare se non fossero state rivelate, ed è il rapporto tra la scienza e la rivelazione. Papa XII, Pio XII, punta su questa distinzione dicendo all'uomo che la tua intelligenza esplori tutto l'universo, ma quando tu sei un uomo, un credente, un fedele, non perdere di vista che la Sacra Scrittura ti consegna una rivelazione che in qualche modo va oltre la tua intelligenza, che non è così immediatamente dimostrabile. Qualche volta davanti al peccato originale tutti noi potremmo dire che non abbiamo bisogno della dimostrazione, l'esperienza quotidiana, l'esperienza del male che vediamo nel mondo, l'esperienza della fatica che facciamo noi arrivare a conoscere le cose, ci dicono che è difficile, può essere possibile ma è difficile. Però sappiamo anche che ci sono cose che effettivamente in qualche modo si sottraggono alla nostra intelligenza, per esempio i dogmi di fede. La presenza reale del Santissimo nell'Eucaristia è un dogma di fede che non si può dimostrare, è un dogma che noi accettiamo per fede, ma lo accettiamo come credente. Se un non credente in qualche modo non lo crede, lo definisce proprio il suo statuto di non credente. Quindi Pio XII fa questa grande iniezione di ottimismo rispetto alla ricerca della volontà e anche una grande sottolineatura dello studio, fa un riferimento alla filosofia perenne. Lui era un grande studioso di filosofia, era il grande studioso del personalismo francese, di Monnier, quindi era un uomo molto colto, Pio XII, no? E dice sì all'intelligenza umana, però gli dice anche attenzione, ci sono delle verità davanti alle quali la fede impone la docilità dell'intelligenza perché tu ne possa cogliere. Senta, come lei è docente di storia della medicina, come è stato preso dal mondo scientifico e medico, diciamo, questa enciclica, anche da padre Agostino Gemelli in quel delicato momento? Allora, c'era qualche concessione al corpo rispetto alle necessità dell'anima e della rivelazione? Allora, diciamo che Pio XII in qualche modo tutti noi lo consideriamo un po' il fondatore di una sorta di bioetica. I primi, quando si vuole fare studiare la bioetica, i primi scritti a cui si va ad attingere sono il famoso discorso di Pio XII ai medici e alle ostetriche. Parto in dolore? Sì, praticamente sull'esperienza del dolore, laddove dice che il dolore, quando si può, si toglie. Cioè che, e quando si può, evidentemente fa riferimento al progresso della scienza, della farmacologia e di tutti gli strumenti di cui i medici dispongono. Se tu hai degli strumenti che possono permetterti di ridurre la sofferenza di una persona, questi strumenti vanno tutti utilizzati. E quindi anche il famoso esempio del parto in dolore, perché in quel momento stavo parlando in particolare alle ostetriche. Allora, questo ci dimostra fino a che punto questo Papa non solo fosse illuminato, ma guardasse davvero alla scienza come a qualcosa al servizio dell'uomo, al servizio del benessere dell'uomo, al servizio anche della sua, chiamiamola, felicità umana. Non è che la scienza risponde a tutti i bisogni di felicità dell'uomo, ma non c'è dubbio che l'approccio scientifico ci permette di rimuovere tutta una serie di ostacoli che sono in qualche modo un impedimento alla, per esempio, alla ricerca, no, del bene inteso anche come bene fisico. D'altra parte Pio XII fu anche un papa molto vicino all'Università Cattolica. E Pio XII fu, oggi l'anno prossimo si festeggiano i 100 anni dell'Università Cattolica, nonché i 60 anni della Facoltà di Medicina del Policlinico Gemelli, quindi anche del rapporto con Gemelli. E Pio XII è stato un grande sostenitore, diciamo, di un'università
che in qualche modo partisse dall'impegno dell'intelligenza nella ricerca delle cause, nella ricerca delle argomenti, in tutti i rami del sapere, in tutti i rami dello scibile umano. Ma era un sapere che era un sapere contemplativo per alcuni versi, ma era anche un sapere operativo che si rivolgeva a prendersi cura dell'uomo nelle sue necessità. Quindi io credo che questa enciclica, io sono molto contenta di averne comunque in qualche modo, grazie anche a questa intervista, rimesso a fuoco la data e anche l'anniversario, perché ci ridice come, e questo valga come monito per tutti noi, come lo studio sia un obbligo grave, per esempio per un cristiano, per ogni uomo, ma per un cristiano lo studio è un obbligo grave. L'accedere ai problemi attraverso la dimensione dello studio, della riflessione e dell'elaborazione è un obbligo grave. E quindi non si improvvisa niente, non si improvvisa il governo, non si improvvisano le decisioni, non si improvvisano nemmeno i commenti. Occorre studiare, ragionare, riflettere, perché l'intelligenza umana può farlo. Senta, che cosa è rimasto dello spirito di questa enciclica? Oggi la Chiesa è meno antimodernista, nel senso che dal Concilio Vaticano II, secondo lei, è stata fatta un'opera, non dico di rimozione, ma di cambiamento dell'ottica che noi vediamo in questa enciclica, che, come ricordavamo all'inizio, è stata un po' dimenticata? Voglio ricordare, perché ho citato i 100 anni dell'Università Cattolica e i 60 anni della Facoltà di Medicina, che noi facevamo il giuramento antimodernista e gli studenti della Cattolica facevano il giuramento. Fino a quando? Ma io l'ho fatto, quindi non mi ricordo esattamente l'anno in cui è stato. Quindi era un giuramento contro Hegel, contro Freud? Ma, diciamo, no? Era un'affermazione dell'impegno dell'intelligenza umana alla ricerca delle verità, alla ricerca della verità. E anche del rispetto, della rivelazione, sostanzialmente era nello stesso tempo riconoscimento della grandezza dell'intelligenza umana. Oggi si fa ancora? No, non si fa più. No. Da quando? Non lo ricordo, sinceramente lo dovrei vedere, ma sicuramente lo rivedremo, perché stiamo organizzando questo scenario. Beh, già è significativo che non si faccia più. No, non dico positivamente o negativamente, mi mantengo neutro. Diciamo che l'importanza per tutti noi è che l'intelligenza umana si muova con onestà e correttamente. Cioè, quello che noi tutti dobbiamo cercare anche è stabilire un piano di dialogo tra scienze diverse e tra persone diverse, con impostazioni culturali diverse. Quello che dobbiamo chiedere è che ci sia l'onestà intellettuale per ognuno di ricercare la verità delle cose, e quindi ritorno sull'idea di dover studiarle, di dover studiare le cose. Comunque, per tornare, questa enciclica è fondamentale, ed è fondamentale perché, se la vogliamo guardare con onestà, dice a tutti gli scienziati: studiate con libertà. Studiate con libertà, che significa studiate con serietà, che significa studiate con rigore. Però dice anche... Ricordatevi dell'anima. Ma dice anche: fermatevi laddove i vostri confini, che sono anche confini legati al metodo. Se sono un biologo non sarò un matematico, se sono un matematico non sono uno storico, se sono uno storico non sono un letterato, cioè ogni scienza ha il suo metodo. Rispettate i confini delle vostre scienze, che significa rispettate la verità delle cose. E lo dice anche ai teologi: state sul pezzo, stiate aperti alle conquiste della scienza, ma non dimenticate che la teologia ha un oggetto proprio, un metodo proprio, e che le verità di fede meritano un rispetto del tutto particolare. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, per averci un po' aiutato a comprendere il significato della Humanae Generis di Pio XII del 12 agosto del 1950, un'enciclica che secondo me oggi andrebbe riletta, se non altro per capire un po' che cosa è successo da allora ad oggi e che tipo di cambiamento c'è stato anche nella Chiesa, al punto che... Nello stesso tempo la continuità del Magistero, che cos'è che segna la continuità del Magistero? Perché in questo caso è evidente come Pio XII intendesse salvare il valore del dogma, e quello che invece rappresenta invece l'evoluzione scientifica delle cose, che è sempre aperta e a cui tutti noi dobbiamo rendere omaggio con il nostro veramente rispetto per il lavoro di chi studia. Grazie alla senatrice Paola Binetti dell'UDC.